Devo dire onestamente che ogni volta che entro in autogrill sono, come dire, perplesso, ma positivamente. Guardate il volantino degli sconti e poi ci sono effettivamente gli sconti che si possono guardare. È difficilissimo comparare i prodotti di questi maxi formati con i formati normali che si trovano all'interno della grande distribuzione organizzata. Perché? Perché è una politica prioritaria di autogrill. I maxi formati sono veramente una eccezione, se non qualche copiatura o addirittura concessione dei fornitori di marca ad altre insegne della ristorazione veloce autostradale, ma tutti questi grandi formati insieme si possono trovare soltanto in autogrill. E non è una cosa di poco conto, è una caratterizzazione formidabile per sottrarsi poi al confronto, perché il confronto dei prezzi non si può ottenere a parità di confezione. Come del resto questi sconti cantati, 50, 60, 40 alla cassa, subito dopo, è un modo di comporre l'assortimento e il pricing davvero inusuale, davvero peculiare però per autogrill, che in questo modo sicuramente fa felici i suoi fornitori, anche se effettivamente costa un po' seguirlo, ma è il gioco di mercato. In the last couple of decades, we've been through a lot. Remember? We've been through this. 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 London's transport is currently. And this. At the very same time, we've learned to live as a community. Calling for action against climate change, and they're frustrated. Worldwide. Or at least, we're beginning to. Scientists, environmental organizations, and we're learning to work together. To leverage the spaces in the we have started to share each other's homes. He shares the apartment with his. Each other's vital spaces. We have understood that sharing property was a better way to own things. Around what we do. To the point where we have even learned to share our most important role as humans. We have learned that being together is much better than being alone. Yes, we've been through a lot. But now the time has come for a real worldwide challenge that might unite us all in the most indissoluble way. Your effort becomes everybody's effort. Yes, we share this one too. The plastic bubbles, the staff struggle to communicate. Let's learn from this. And perhaps, one day, no one will be alone. Anymore. This isn't an intensive care unit. We'll make it. Together.